Oggi le comunità armene in Italia sono qua in piazza del Montecitorio per denunciare un crimine di guerra che si sta andando avanti ormai da 15 giorni contro civili armeni in Caucaso, lanciato dall'Azerbaigian, coadiuvato dalla Turchia, con l'utilizzo di jihadisti provenienti dalla Siria e Libia. Il nostro messaggio è chiaro: è stato raggiunto sabato notte un accordo di tregua che l'Azerbaigian ha cominciato a violare 13 minuti dopo l'entrata in vigore. Chiediamo a tutti i paesi amici e all'Italia in primis che si adoperi a invitare a più miti consigli Baku e Ankara. Certo è che sono tempi della pandemia globale e in questi momenti in cui le Nazioni Unite chiedono una moratoria internazionale globale per conflitti armati, l'Azerbaigian è stato il primo paese a violare appunto la moratoria per pandemia Covid.